Ciao a tutti pubblico di Dino Power e benvenuti in questo nuovo video! La sfida di oggi sarà molto molto pericolosa, perciò non replicatela a casa! Ma di che sta parlando, Vastatore? Ma dobbiamo sbranarci a vicenda per caso? Una cosa del genere, sì! Oggi voi tutti dovrete riscoprire l'essenza dei vostri antenati e dovrete impegnarvi in una lotta tra dinosauri! Una lotta tra dinosauri? Cavolo, mi piace! Oh, uffa, ma io odio combattere! E vai! Oggi voleranno budella! Ma ripeto, il gioco è solo per dinosauri! Quindi non fatelo tra voi, ok? Come funziona questa lotta? Innanzitutto iniziamo a decidere chi si scontrerà con chi. Allora, nel primo incontro Fimone si scontrerà con Velocimarco! Ah, wow! Vincerò facile, allora! Nel secondo incontro, Apatomauro si scontrerà con Vastatore! Ce la metterò tutta! E nel terzo incontro, Arex si scontrerà con Nonnasauro! Uffa, ma io non voglio fare male a Nonnasauro! E infine, i vincitori di questi primi tre incontri dovranno scontrarsi tutti e tre insieme, finché non rimarrà un solo ed unico vincitore. Ok, tutto chiaro. Allora iniziamo con il primo entusiasmante incontro, ovvero Fimone contro Velocimarco. La sfida inizia fra 3, 2, 1, via! Aspetta! Che c'è? A cosa stiamo giocando? Dobbiamo lottare, Fimone! Ah, giusto! Ti sei fatto male? Nemmeno un po'! Ah, così invece... Ti sto alvando da terra e adesso ti butto via! Ne sei sicuro? Oh, sei ancora qui! non lo so, adesso prendi questo, olio! Ma io devo davvero lottare contro questo qui! Aspetta, adesso mi impegno, eh! Allora, quale moffa potrei fare? Allora... Che succede? Adesso sì che sono guai! Oh cavolo, sta tornando Spashx! Velocimarco è spacciato! Sono tornato! Ah, ciao Spike! Molto bene! Adesso sì che l'incontro si fa vincente! Non hai nessuna speranza contro di me! Mi fai male, mollami il braccio! Ehi, non permetto a nessuno di mettermi i piedi in testa! E io invece te li metto! Avanti, Velocimarco, alzati! Fagli il sederino rosso! Glielo faccio sì, il sederino rosso! Vieni qui! Aia! Ti arrendi? Non mi arrenderò mai! E allora beccati questo! Aia! E questo! Che dolore! Aia! Ti piacciono i super spuntoni che ho sulla coda? Tanto lo so che non è roba tua, solo la tua armatura! E invece cosa ne pensi dei miei artigli? Neanche questi sono roba mia? Non montarti troppo la testa, Velociraptor! Accidenti! Questo non è corretto, però! Io dovevo scontrarmi con Fimone, non con Spy! Quindi chiedo che l'incontro sia annullato! Non si può annullare l'incontro! Mi dispiace, Velocimarco, ma l'incontro proseguirà finché uno di voi non si dichiarerà sconfitto! Ma così non vale! Io dovevo combattere contro Fimone! Tutto vale in questo torneo! Non ci sono regole! Ah beh, se le cose stanno così, allora lo prendo ad artigliate in faccia! Ha fatto male, non è vero? Figurati! Mi hai fatto soltanto il solletico!
Mollami, mollami! Ti dichiari sconfitto? No! Io sono molto più forte di te, Velocimarco. Perciò ti conviene arrenderti o ti farai molto male. Io non posso arrendermi! Avanti, Velocimarco, alzati! Oh, Vastatore, uffa, io non voglio che Velocimarco si faccia male, ma non voglio nemmeno che Fimone si faccia male. Nessuno deve farsi male! Non mi piace questo gioco! Levami questo piede puzzolente dalla faccia! Oh, aia! Sei uno tosto, eh? E allora prendi questo! Aia! Oh no, Velocimarco, alzati! Allora, ti arrendi o no? Io non mi arrendo mai! Bene, allora ti darò il colpo di grazia! Beccati questo! Che fa Fede? Oh, guarda Vastatore, è tornato Fimone! E non so se esserne contento. Beh, significa che adesso sarà Fimone a prenderle. Non ho capito, perché guardate tutti me, ragazzi? Ho qualcosa sulla faccia per capo? Però Fimarco, cosa ti fai Fefo per terra? Fimone? Fono Fimone. Cosa ti facevi Fefo per terra? Fa parte del gioco per capo? Stiamo giocando a chi fi addormenta per primo? Cufa, è che io soffro di perdita di memoria breve. Oio! Beccati questo! E questo! E questo! Aia! Aia, così mi fai male! Oio, che botta! Oh no, Fimone, alzati! Oh cavolo, non so più per chi ti fare! In effetti nemmeno io! Mamma mia, ragazzi, mamma mia! Questo scontro si sta rivelando pieno di sorprese! Prima era Fimone ad essere in vantaggio, o meglio Spike! Adesso invece è Velocimarco a comandare i giochi! Chi vincerà questa sfida? Ma perché mi picchi? Perché stiamo facendo la lotta, Fimone! Ah, putto, me l'avevo dimenticato! Allora prendi questo! E questo! E questo! Oio! Ah! Non aspetta, lasciami! Ah! Oh! Aia! Beh, ti arrendi? No, non mi arrendo! Mi sto divertendo tantissimo! Bene! Allora è arrivato il momento di darti il colpo di grazia! L'ho colpito! Oh cavolo, è tornato Spike! Spike? Chi è Spike? No, mi sa che l'ha colpito Fimone, Vastatore! Fimone ha colpito Velocimarco? Niente panico, ragazzi! Mi sono soltanto distratto un attimo! Quindi continuiamo a lottare? Continuiamo a lottare! Avanti! Fatti sotto! L'ho pepo di nuovo! Cavolo! Non mi reggo più in piedi! E becca di questo! Aia! Tiè! Cioè, Velocimarco si sta facendo battere da Fimone! Ma com'è possibile? È semplice, ragazzi! Velocimarco ha esaurito tutte le forze combattendo contro Spike! Per questo non riesce più a reggersi in piedi! Dai, alzati! Voglio combattere! Sono esausto! Va bene, combattiamo! Mancato! Avete visto, ragazzi? L'ho schivato di brutto! Veramente non ti sei mosso di un centimetro! Mamma mia, sono troppo bravo! Cavolo, non posso perdere contro Fimone! Va bene, dai, ce la posso fare! Ancora un ultimo sforzo! Dai, fatti foto! Oh no, non di nuovo! Rieccomi qui! Cavolo! Accidenti, ora sì che Velocimarco è spacciato! E mi sa tanto di sì, Arex. Oh, povero Velocimarco! Allora, dove eravamo rimasti? Io mi dichiaro sconfitto. Ecco, immaginavo. Sì, infatti, povero Velocimarco, ormai non ce la fa più. Ah, finalmente hai ceduto. Ho vinto io. Che fu Fefo? Hai vinto, Fimone, sei contento? Ho vinto io. Davvero? Oh, che bello! Però questo scontro è stato totalmente ingiusto. Ho vinto. Ricapitolando, la volta scorsa
si sono sfidati Veloci Marco e Fimone. Scontro che è stato vinto da Fimone. Perciò Veloci Marco, tu puoi anche andare via. Sei squalificato. Ah, che noia. Oggi invece è il turno di Apato Mauro e Vastatore. Chi vincerà tra i due? Scopriamolo subito. Che la sfida abbia inizio. 3, 2, 1, via! Non preoccuparti, Apato Mauro. Ci andrò piano con te. Oh, che botta! Ma cosa? Oh! Posso in te non mi farei tanti problemi. Mi ero dimenticato delle tue super codate. Avanti, Vastatore, fatti sotto. E vabbè, vorrà dire che mi impegnerò. No, 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 i denti no! Aia! Aia! Oh, la vuoi mettere giù quella coda? No che non la metto giù, è la mia arma letale. E allora io uso le mie armi letali. Aia! Aia, ma non colpirmi forte! Beh, se dobbiamo lottare, lottiamo per bene, no? E va bene, ci sto! Aia! 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 Che botta! È incredibile! Vastatore e Apato Mauro sembrano allo stesso livello! Vero! Vastatore sarà pure un tirannosauro, ma Apato Mauro si è sempre allenato molto nel combattimento e in queste occasioni non ci pensa due volte ad usare la sua letale coda frusta. Mamma mia, allora Apato Mauro potrebbe addirittura vincere. Beh, se continua così, sì, non mi stupirebbe se vincesse lui. Mamma mia, e secondo te chi vincerà, Fimone? E secondo me vincerà Goku. Ma che c'entra Goku? E lui vince sempre. Sì, ma vabbè, come vuoi. Aia. Aia, mollami. Così mi soffochi. Oh no, Vastatore, ma sei impazzito. Questo è solo un torneo. Non devi uccidere Apato Mauro. Tranquillo, Arex, non lo ucciderà. Ma lo sta mordendo al collo. Sì, ma lo sta mordendo piano. In realtà Vastatore non si sta impegnando. Non si sta impegnando? No, ha troppa paura di fare del male ad Apato Mauro. Tu dici? Prendi questo. E questo. E questo! Sì, ma a me non sembra! Oh, avanti, Arex! Tu conosci Vastatore meglio di me! Lo sai che non farebbe mai del male ad Apato Mauro! Ma lo sta picchiando di brutto! Apato Mauro è molto resistente! E questo Vastatore lo sa! Perciò non preoccuparti! Vuole solo metterlo in difficoltà! Mollami! No, non ti mollo! Allora, ti arrendi? Assolutamente no! Prendi questo! Aia! E questi sarebbero dei calci, Vastatore? Cos'hai da dire? Sembra che tu ti stia trattenendo. Non mi sto trattenendo. Non ti stai impegnando. Hai troppa paura di farmi male. E tu che ne sai? Avanti, fai finta di non conoscermi. Attaccami come se fossi l'ultima preda sulla terra. Ah, è questo che vuoi, eh? Sì, fammi vedere chi sei. Bene, l'hai voluto tu. Bravo, così ti voglio.
Inizio ad essere molto stanco. Siamo entrambi stanchi. Mamma mia, ragazzi! Questo incontro si fa sempre più avvincente! Nessuno dei due sembra voler cedere. Eppure sono entrambi stanchi morti. Chi avrà la meglio? Avanti, proseguiamo. Sì, ci sto. Mamma mia. Aia. Beh, non ti vuoi arrendere? Assolutamente no, anzi, direi che dovresti arrenderti tu. I tuoi colpi di coda si fanno sempre meno efficaci. Credo tu abbia ragione, ma continuerò a lottare fino all'ultimo. Non ce la faccio più. Allora ti arrendi? Arrendermi? Io? Va bene, sì, mi arrendo. E vai! Ho vinto io! Però cavolo, complimenti! Mi hai dato parecchio filo da torcere. Sì, beh, diciamo che me la cavo. E il vincitore di questo secondo incontro è Vastatore! Un bel applauso per Vastatore! Adesso è il turno di Arex e Nonnasauro! Chi vincerà dei due? Il temibile Dimetrodonte Arancione o il ferocissimo Tirannosauro Verde? Scopriamolo subito! La battaglia inizia fra 3, 2, 1, via! Ok, allora io come dovrei attaccarti? Aspetta, ti attacco prima io. Allora, 1, 2, 3, opla! Oi, 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 ti ho beccato? No, aspetta, aspetta che ritento. 1, 2, 3, oh, essa! Aia! Beccato? No. Allora, io adesso ti do un colpo di coda in faccia, no? Non ti farò molto male, giuro. Solo un piccolo colpo, quello che basta per metterti al tappeto. Allora, aspetta, non ti farò male, ok? Faccio piano. Ecco qua. Visto? No, aspetta, forse ho fatto troppo piano. E io adesso ti mordo la coda. Ti sto facendo male, Per niente. Oh, mannaggia, non ho più i denti di una volta. Adesso ti mordo. Ti mordo e ti faccio un pochino male. Solo un poco però, giuro. Io mi difenderò con tutte le mie forze. Allora, aspetta, allora come devo morderti? Allora, no, qui no. Ma qui, qui ci sono gli occhi, non voglio farti male agli occhi. Ti mordo qui, tra il collo e la vela. Vado, Vai, vai. Ecco. E io mi sto difendendo. Oh, sei proprio brava. Grazie, lo so. Ora io ti do un altro colpo di coda e ti butto al tappeto. E anche questa volta io mi difenderò. Bene, mamma mia, che battaglia vincente. Proprio uno scontro all'ultimo sangue. Ora ti colpiscio, sei pronta? 1, 2, 3. Aia! Oh no, scusami! Forse ho esagerato! Ah, cavolo! I combattimenti non fanno per me! Adesso ti attacco io, ok? Aspetta! 1, 2, 3. Opla! Aia, la schiena! La mia povera schiena! Basta! Non posso continuare così! Mi arrendo! Quindi ho vinto io! Yeah! E il terzo scontro
è stato vinto da Arex! Devo dire che è stata una battaglia un po' bizzarra. Ma ora abbiamo i nostri tre vincitori! Ma di vincitore assoluto ce ne sarà soltanto uno! Perciò chi vincerà l'ultimo scontro secondo voi? Bene, lo scontro inizia fra 3, 2, 1, via! Che botta! No, 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 non voglio più giocare. Ma dobbiamo fare la lotta, Fimone! Ma mi hai fatto male! Ma è questo lo scopo del gioco! Fai figuro? Sì! Ok, allora prendi questo! Oio. Iniziamo bene. E io che dovrei fare? Cioè, non voglio attaccare nessuno dei due. Ma devi attaccarci, Arex. Ma io non voglio. È un torneo di lotta. È un purè di torta. No, 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 ho detto un torneo di lotta. Ti sei preso una cotta? Per chi? Un torneo di lotta, Arex. Ah, giusto, giusto. Quindi? E quindi dobbiamo lottare. Uffa, va bene, non sarà per niente facile. Allora, sto per colpirti, Adesso ti colpisco dritto sul muso. E ecco. Non mi hai fatto niente. Uffa, che non so come fare. Impegnati un pochino di più. E cosa devo fare per impegnarmi? Oh no, Fimone, ti sei fatto male? Mi sa che ho esagerato. Ma si è fatto tutto lui. Ah, giusto. Cioè, capisci? Non ha senso lottare contro Fimone. Almeno lottiamo io e te. Ma io non so lottare. Ah, stai zitto, Arex. Sei più forte di quello che credi. Sì, lo so che sono forte, però non mi piace lottare. E il fatto che non mi piaccia lottare mi fa lottare male. Però quando ti arrabbi diventi pericoloso. Beh, sì, ma mi arrabbio raramente. Arrabbiati ora. No, non voglio. Arrabbiati. No. Arrabbiati. No, non mi voglio arrabbiare. Aia! Arrabbiati! Ma perché? Perché voglio lottare con te. Ma come faccio ad arrabbiarmi? Ah, Arex, la sai una cosa? Cosa? L'altro giorno ho deciso di diventare vegetariano. Oh, complimenti, Vastatore! Auguri! Benvenuto nel club! Mua, mua. E quindi mi sono mangiato tutta la tua insalata. Cosa? Eh sì, era davvero buona. La mia insalata, ma come hai potuto? Ah, e ti ricordi quegli spinaci che ti ho cucinato ieri? Quelli che ti sono piaciuti tanto? Sì, me li ricordo, perché? Ecco, non erano spinaci. Era carne di stegosauro tagliata a fettine piccole piccole. Cosa? Oi, 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 che fuffede qui? Stai zitto tu! Che cosa hai detto, Vastatore? Che ti ho fatto credere che quelli fossero spinaci e invece era carne di stegosauro. Quindi ti ho fatto mangiare la carne. Tu mi hai fatto mangiare la carne? Esatto! Io ti rompo tutti i denti! Ah! Oh! Scemo, 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 scemo! Bravo! Così ti voglio! Oio, questo mi ha fatto male però! Aia! Lo sai che io sono vegetariano? Come hai potuto farmi mangiare la carne? Intanto ti è piaciuta! Ma non sapevo che fosse carne! Aia! Dai ragazzi, non litigate! Dopotutto, questo è solo un gioco! Oh, Rieccomi qui! Vedo che avete già iniziato a lottare! Bene! Preparatevi, perché vi batterò entrambi! Solo io posso picchiare mio fratello! Grazie, Arex! Mi hai salvato la... Oh! Becca di questo! Aia! Così impari a farmi mangiare la carne! Te ne pentirai molto amaramente! Aia! Mollami il cappuccio! Mollami il cappuccio! Aia! No, 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 ma
Mollami, mollami! No, bastatore! Ti salvo io! Ehi tu, molla la mia preda! Lui è mio fratello! No, è la mia preda! Mio fratello! La mia preda! Mio fratello! La mia preda! Ah, ragazzi, volete mollarmi? Ma ti sto salvando la vita! Aiuto! Ah! Alex, non sono stato io, è stato lui! Aia, il braccio! Arrenditi, bastatore! Grazie, Arex, mi hai salvato di nuovo! Aia! Va bene, non ne posso più di voi due! Io che botta! Ahia! Mancato! Ben ti sta! Ia! No, la coda! Aia, il mio piedino! Aia! Inizio a essere tanto stanco! Aia! Arrenditi, Arex! Mamma mia, ragazzi, nessuno dei tre sembra volersi dare per vinto. Questa sì che è una battaglia epica. Aia! Siete stanchi, eh? Bene, è arrivato il momento di darvi il colpo di grazia! Ragazzi, che succede? Perché state dormendo? Oh, che bello! È tornato Fimone! Ciao Fimone, che bello rivederti! Ma che stiamo facendo qui? Beh, stiamo facendo la lotta! Ah, e ho vinto io? Non ancora! Quindi sto per vincere! Che bello! Aia! No, povera, fammi! Ti arrendi? Mi arrendo! Sei sicuro? Sono sicuro! Bene, allora puoi andare. Oh, grazie, Vaftatove. Sei molto gentile. Sparisci! Subito. Colpo di scena, ragazzi! Fimone si è appena ritirato. Perciò rimangono in gara solo due concorrenti, ovvero Arex e Vastatore. Chi dei due verrà nominato campione assoluto? Lo scopriremo subito. Lo scontro inizia fra 3,
2, 1, via! Bene, siamo rimasti io e te. Sì, e anche se sono stanco, sono ancora molto arrabbiato. Molto bene, è così che ti voglio, arrabbiato, feroce. Se sarei stato in te non avrei mai fatto una cosa simile. Se fossi stato in te. Quale fossa? Si dice se fossi stato, non se sarei stato. Non vedo fosse qui. Ho detto fossi. L'unica fossa che vedrai sarà quella in cui ti getterò io! Prendi questo, e questo, e questo! Oh mamma mia, sono stanchissimo. Stanno iniziando a fare effetto. Che hai detto? Stanno iniziando a fare effetto. Cosa sta iniziando a fare effetto? Sapessi! Arex, non avrai mica bevuto una pozione in grado di farti diventare più forte! No, nessuna pozione! E allora cos'è che sta iniziando a fare effetto? I fagioli! I fagioli? Ma cosa... Oh no! Non vorrei dire che... Hai capito bene, vastatore! No, ti prego, Arex, non puoi farmi questo! Oddio! Cos'è questa puzza? Accidenti, che schifo! La prima è stata silenziosa, ma la seconda sarà l'apocalisse! No, Alex, ti prego non farlo, mi arrendo, ok? Ah sì? Sì, mi arrendo. Hai vinto tu, però ti prego non scorreggiare. Oh, allora bene, signor presentatore, ho vinto io! Signore e signori, abbiamo il nostro vincitore assoluto! Quindi un bel applauso per Alex! E vai! Ho vinciuto! Lo devo ammettere, Arex, ti sei scontrato davvero bene. Grazie, bastatore, lo so. Però l'ultima mossa dei fagioli non è stata molto corretta. Perché la tua è stata corretta? Quale? Mi hai fatto mangiare carne spacciandola per verdura. Posso spiegare, in realtà non è vero. Cosa? Non è vero che ti ho fatto mangiare carne. Come no? E quelle fettine di carne di stegosauro che sembravano spinaci? Era tutto falso, Arex, l'ho detto soltanto per provocarti. L'hai detto solo per provocarmi? Esatto, perché volevo farti combattere. Cioè tu stai dicendo di avermi ingannato facendomi mangiare carne di stegosauro, ma in realtà l'inganno stesso era un inganno e quindi non mi hai mai ingannato? Sì, esatto. Bene, adesso sì che ti sbrano! Ai, Arex, fermo! Hai detto tutte quelle stupidaggini solo per farmi arrabbiare! Sì, ma solo perché volevo combattere con te! Adesso me lo paghi! Potere dei fagioli a me! No, Arex, ti prego, no! Non puoi farmi questo!